forni a temperatura e pizzaioli al lavoro. Ha preso così il via la 2 giorni di pizza in piazza, organizzata proprio nella cornice di Piazza Sant'Agostino da Confcommercio con il suo sindacato dei pizzaioli. Prodotti tipici aretini sul banco di preparazione, forni appunto accesi e clienti già in fila per degustare le pizze preparate dai pizzaioli aretini, tra cui quella dedicata all'evento. Allora, tutto pronto per pizza in piazza? Cosa sta facendo di bello? Sto tagliando il pecorino per la pizza dell'evento. E come si chiama questa pizza? Si chiama Terra d'Arezzo. Terra d'Arezzo. Gli altri ingredienti quali sono? Sono tartufo e pancetta del Casentino, del Viso. È molto invitante. Molto buono, sì. Valentino, Piazza Sant'Agostino si è trasformata per questa pizza in piazza. Sì, questo bel festival della pizza che durerà 2 giorni insieme a tanti bimbi, tante famiglie, tante gente per venire che vuole vivere il centro storico, vuole vivere le piazze del centro di Arezzo. Noi ci stiamo dando da fare come sempre, e si è costituito un bellissimo gruppo di amici più che altro, ci divertiamo noi per primi e facciamo divertire anche la gente. Bando alla concorrenza tra di voi, via la mentalità della concorrenza quindi. Ma non c'è mai stata, adesso anche meno perché ci si incontra la sera. Si discute del più e del meno, dei prodotti, della qualità e tutto il resto. L'importante è portare avanti le nostre attività con veramente tanta sintonia. C'è già la musica e c'è già anche la fila al banco della pizza. Inizia questa 2 giorni in Piazza Sant'Agostino. Perché questa idea? È nata dal sindacato dei pizzaioli Confcommercio, dalle pizzerie aretine, come vedete appunto tutti i manifesti. Insieme, in seno alla Confcommercio, abbiamo organizzato questa prima vera festa della pizza di Arezzo, un vero successo. La prima giornata è partita veramente col piede giusto, aspettiamo tutta la cittadinanza ad assaggiare le strepitose pizze appunto dei pizzaioli Confcommercio, tutti insieme sotto lo stesso tetto, per promuovere una pizza di qualità con ingredienti sani e soprattutto con una grande lievitazione, quella che troviamo poi nelle più importanti diete mediterranee. Ecco, pizze che vengono preparate direttamente qui in piazza, l'altro lato dello stand, insomma, ci sono davvero i pizzaioli al lavoro e i forni. Assolutamente sì, appunto, simbolicamente tutti insieme sotto lo stesso stand lavorano gomito a gomito e rappresentano il meglio appunto della pizzeria, che non è una ristorazione di serie B. Per questo abbiamo voluto dedicargli un sindacato ad hoc per promuovere appunto e favorire appunto la pizza in tutte le sue forme. L'idea è nata dall'associazione commercianti, non so, è venuto fuori questa opportunità, bellissima opportunità, io ho preso al volo naturalmente, anche perché mi sento più gratificato nel fare il mio mestiere e metto sempre più impegno in quello che è la mia, che è stato per sempre la mia vocazione. Ecco, infatti una pizzeria storica come la Pizzeria Italia, scendi in piazza per la prima volta. Sì, forse. Per la prima volta, sì. Che cosa offrite ai cittadini? Offriamo i vari tipi di pizza fatte con materiali 0 km, con roba genuina, e in più facciamo dei piccoli spettacoli per i bambini, di cui io modestamente proporrò delle forme e vedranno come più o meno si fa a creare dalla pasta, dalla semplice pasta, qualcosa di simpatico, di interessante. Francesca, cosa stai preparando? Un po' di pizze, già c'è pizza margherita, pizza Italia, vanno a ruba di già. Senti, pizza Italia come? Bianca, con mozzarella, pomodorini e un po' di basilico. Ecco, che effetto fa preparare la pizza in piazza? Ci si diverte parecchio. Sì? Sì, sì, è gancio. Superando la concorrenza con i colleghi. Sì, c'è cioè, collaborazione, ci divertiamo, facciamo qualcosa di bello tutti insieme. Il forno è caldo? Sì, sì, tutto pronto. C'è già un po' di fila al banco. Davvero, già vendo due diverse pizze. Bene, buon lavoro. Grazie. Simona, cosa stai facendo di bello? Preparando il pecorino per fare la pizza dell'evento. Che sarà forse tra le più richieste. Speriamo che sia gradita a tutti i partecipanti all'evento. E speriamo che il tempo regga, che ci aiuti, che magari si calmi un po' questo vento antipatico che disturba. Senti, che significato ha per te un evento di questo tipo? Senti, per noi è la prima volta che
possiamo partecipare a questa cosa, anche perché è la prima volta che partecipiamo, siamo entrati da poco all'associazione, quindi è una cosa particolarmente emozionante e significativa, quindi speriamo che sia la prima di tante altre. Buon lavoro! Grazie mille! Insomma, fa lavorare in piazza per una storica pizzeria di Arezzo. Certo, è un effetto diverso, è molto emozionante perché stando nel proprio posto è diverso, sei padrone del tuo posto, invece stando in piazza davanti a tanta gente ci devi prendere un po' la mano. Ecco, gli effetti invece che i clienti venire da voi, siete voi che siete venuti, insomma, dai clienti, dai cittadini. Bravissima. Siamo noi che siamo venuti e portiamo noi ai clienti quelle che noi sappiamo fare. Speriamo che gli piaccia. Buon lavoro. Grazie. Bene, io sono un veterano della piazza. Sì, eh? Ero presente in molte fiere anche lei. No, sempre alla fiera internazionale, col banco dello scugnizzo. Ha trascinato tutti i suoi colleghi, quindi. È divertente la piazza, anche se è molto impegnativa. Perché non si hanno le proprie comodità, quindi bisogna adattarsi continuamente alle situazioni, alle esigenze che capitano, cose che uno non si aspetta. Bisogna, che sta preparando? Doveva fare la pizza per l'evento, quindi la pizza di Terre alle Fine, quello che ha detto prima Paolo. Benissimo, buon lavoro. Grazie. Il forno e la temperatura? Sì. Pronto? Sì, è pronto, è pronto. Avete già sfornato le prime pizze? Le prime sì. 300 gradi, già una quindicina, un po' di ordinazione in corso. Ora si prepara quella gigante per preinaugurazione, però hanno già mangiato. Vai, sforniamo. Buon lavoro. Grazie.